Ciao a tutti amici di Lega Nerd, eccomi ancora una volta qua con voi, Roby Rani, per parlarvi della terza puntata di Bad Batch che si chiama Sostituzioni, ovvero Replacements. 42. Questa serie TV si conferma quello che abbiamo già visto nelle prime due puntate, per cui una serie TV animata molto più matura, secondo me, nei contenuti, anche nel linguaggio, anche nella scrittura, di quello che era The Clone Wars. Ne ho parlato più volte, non voglio ripetermi e ripetermi, ma hanno fatto un notevole passo in avanti in questo senso, almeno per quello che mi riguarda. Come dicevo le altre volte, un pochino mi devo ripetere, giusto perché magari c'è qualcuno che non ha seguito le altre due puntate, questo The Bad Batch sembra aver trovato una strada ben precisa, che secondo me è stata aperta da The Mandalorian, per cui è molto simile come serialità, come direzione, no? Per cui abbiamo una trama orizzontale che ancora non è proprio chiaro, diciamo che sono in fuga da questo nuovo impero galattico che non... con cui non si identificano più i membri della The Bad Batch, per cui sono in fuga, il loro chip inibitorio non ha funzionato, anche se secondo me scopriremo ancora delle sorprese. Mi sembra che sia una cosa abbastanza importante che verrà analizzata di puntata in puntata, per cui molto bene, è una cosa a cui tengo parecchio, vediamo dove andranno a parare. Per cui insomma la direzione è questa trama orizzontale che riguarda questa fuga, per cui di fatto non c'è ancora niente di così trascendentale, mentre è chiara insomma l'idea della serialità, cioè delle trame verticali, puntata in puntata, questa piccola avventura con i loro problemi, i loro obiettivi e i loro conflitti, anche qui un po' in stile The Mandalorian 1 e 2. Per cui, insomma, abbiamo capito più o meno che la direzione presa da tutta Lucasfilm per quello che riguarda la serialità televisiva è questa, che è un po' vecchia, un po' diversa dalla concorrenza, se vogliamo, perché è completamente diverso da Marvel, da WandaVision e da Falcon and the Winter Soldier, che sono tutto il contrario che delle puntate verticali, per cui insomma vediamo, giustamente si deve prendere anche la sua responsabilità andando a scavare sempre un po' in quel passato che ha reso Star Wars quello che è oggi. I personaggi sono sempre molto interessanti, c'è sempre molto dialogo, si parla sempre principalmente dei personaggi, delle relazioni con i personaggi, la storia c'è, ma in realtà è molto più importante legarsi a loro, sia a Crosshair, sia a tutta la Bad Batch, che ai personaggi di contorno. E abbiamo anche questa Omega, questa bambina che sta prendendo una strada diversa in realtà. A livello narrativo, se vogliamo, è comunque una sorta di Grogu per quello che riguarda The Bad Batch, ma è anche molto molto diversa, è molto più veloce. Noi vediamo due stagioni di Grogu, di Baby Yoda prima e Grogu dopo, in cui in realtà è un personaggio relativamente passivo, molto misterioso, molto appassionante, affascinante, carino, pupposo, ma di fatto è una lenta evoluzione che ancora non ha fine. Mentre in questo contesto con Omega abbiamo tre puntate in cui sta evolvendo in maniera molto veloce ed è molto interessante. È un po' un esempio, un qualcosa, un modello che io credo che per quel tipo di generazione possa essere molto interessante. Una bambina forte, non è una stupida, sappiamo che comunque è un clone modificato, per cui insomma vediamo dove vogliono andare a parare, ma onestamente mi sta piacendo molto come personaggio, non è assolutamente stucchevole o gnegnegne, è tutto il contrario, per cui vediamo. Dietro di sé, secondo me dietro di lei c'è tanto mistero che immagino che sia un po' il core di tutta la serie. Vediamo, andiamo avanti. In questa puntata, Replacement, Sostituzione si chiama, anche questa è una puntata decisamente verticale, scopriamo tantissimo, scopriamo moltissimo ed è molto interessante, anche se comincio a stridere un po', no, i denti, comincio a dire attenzione che c'è qualcosa che comincia a non tornare, ma è una stagione, aspettiamo di vederla finita. Apro una piccola parentesi, sappiamo che prodotti televisivi, vedi The Clone Wars stagione 7, vedi The Bad Batch, l'intro, l'inizio, vanno un po' a rompere le uova nel paniere, nel canone fumettistico e letterario, per cui bisogna stare un po' attenti con quello che vediamo e non dar tutto per scontato. Ecco, il canone a volte viene un po' modificato per rendere a livello visivo forse il prodotto un po' più interessante. Per cui osserviamo questa
questa cosa che a me da appassionato della trilogia classica mi sta facendo veramente impazzire, mi piace molto perché è una delle domande che mi sono posto da tempo e secondo me lo sanno anche loro che molti dei vecchiardi come me aspettavano di vedere il cambio tra cloni e Stormtrooper. Qui cominciamo a scavare, cominciamo a vedere qualcosina di più. In questa puntata ci viene sviscerata parecchia roba in questo contesto che però da un certo punto di vista mi ha fatto sorridere, perché qua si carica una bestia, sono pompati a manetta con un entusiasmo della Madonna, faremo faremo la più grossa forza militare nella galassia, una roba che non si è mai vista, e in quel momento mi viene in mente sempre un po' la scarsezza di tutto il reparto Stormtrooper nello sparare, sia tra l'altro ce l'hanno anche raccontato in The Mandalorian, in quei 5 minuti terrificanti dell'ultimo capitolo della prima stagione, in cui gli Scout Trooper non riescono a prendere un barattolo a 2 metri di distanza. Per cui, insomma, questa cosa mi fa sorridere, perché sono carichi da una parte, ma mi viene da dire ci spiegheranno anche questo, il che sarebbe una roba incredibile, oppure fanno finta di niente e vanno avanti dando per scontato che gli Stormtrooper, non più cloni, saranno mega cazzutissimi. Ecco, vediamo cosa succederà. La direzione presa però è molto interessante, perché in questa puntata non viene affrontata in maniera superficiale e veloce, ma viene affrontata in modo molto interessante, anche direi abbastanza profondo, con alcune battute ben calibrate, i personaggi che reagiscono in una maniera decisamente interessante. Insomma, non è assolutamente una serie animata per bambini, ma ha un target un po' altino per come è disegnata, l'abbiamo già detto, per come viene raccontata, per i tempi che si prende, per quello che ci viene mostrato, per le azioni che vengono compiute, che sono tutt'altro che una robina da bambini. E in questa puntata, insomma, è abbastanza interessante, abbastanza cicciona da questo punto di vista qui. L'altra cosa che non mi torna e che spero, visto che sono bravissimi a raccontarci le cose, a metterci a pari senza scadere nel solito spiegone stucchevole bla bla bla, spero che ci arrivino a spiegarci questa cosa del perché Crosshair e Tech esteticamente, visivamente, non hanno il volto animato di Tamora Morrison, come siamo stati abituati a vederli in The Clone Wars. Intanto qui c'ho il mio clone. C'ho il mio clone ottenne. Dai, finisco. Per cui, insomma, spero che mi spieghino il perché di queste due, di questo cambio di volto che non corrisponde a quello che abbiamo visto nei reg, come invece sono Hunter, Wrecker e Echo. Logicamente Echo era un vecchio reg che è passato alla Bad Batch, mentre Wrecker e Hunter sono palesemente i classici clone. Detto questo, vi saluto mentre il mio nano mi uccide con una torcia. Ci vediamo, aspetta che saluto, stai zitto un attimo. Ci vediamo venerdì prossimo per la quarta puntata. Sono molto curioso di vedere dove andranno a finire, come andranno a finire. Insomma, The Bad Batch è una grandissima sorpresa inaspettata. Ciao a tutti, ciao da Roby, ciao da Clone Nicola. Clonicolas, bella voi. Clonicolas. Un saluto a tutti. Mi raccomando, mettete like, condividete, solite cose e via dicendo. Ciao, ciao. Fate un Nicolas clone.